forte preoccupazione quella che da diverso tempo assale gli abitanti di un quartiere del comune di Fano, quello di Fenile. Una tematica attuale che suscita agitazione e polemiche, ovvero l'installazione circa un mese fa di una maxi antenna di telefonia mobile 5G alta 35 metri posta all'ingresso del quartiere e una seconda antenna prevista poco distante da quella installata. A far sentire la propria voce i comitati di Fenile e Carignano, che sabato pomeriggio hanno organizzato una manifestazione per esprimere la contrarietà al dilagare incontrollato delle antenne. Diversi gli striscioni, i cartelli e soprattutto i ragazzi, tutti per sostenere la stessa battaglia. Solo alberi veri, no alle antenne 5G. Perché avete deciso di organizzare questo incontro? Per cercare di fermare questo proliferare di antenne che senza nessun preavviso vengono montate a distanze ravvicinate. Questo è il caso nostro, che ne è nata una poco fa all'ingresso di Fenile e a 500 metri di distanza. E ne verrà fuori un'altra, Iliad, la prima era Tim, e il paese rimane nel mezzo. Problemi di salute nessuno è certo se vengono o no, però non vogliamo far da cavie. Poi sotto l'aspetto paesaggistico sono veramente brutte da vedere in questi posti bellissimi come Fenile. Sono torri da 500 metri che non si guardano sinceramente. Un altro aspetto non da poco è la svalutazione immobiliare, che avrà un forte peso sulle nostre eventuali vendite o affitti. Perché il comitato di Carignano e Fenile si sono uniti? Abbiamo deciso di metterci insieme perché, avendo un problema comune, che è quello di queste antenne che dilagano sulla base della legge Gasparri, che dà il diritto alle aziende di telefonia di poter installare senza nessuna autorizzazione sul territorio le antenne, abbiamo dei problemi simili anche se diversi, e quindi abbiamo pensato che l'idea di metterci insieme sicuramente ha un fattore comune, quello di dire no al dilagare di queste antenne. Poi ognuno di noi ovviamente ha delle problematiche specifiche, sia noi che loro ci siamo affidati a dei legali che a livello nazionale hanno delle competenze nell'ambito dell'elettrosmog, e ci piacerebbe tanto che questi consulenti potessero lavorare con quelli del comune, che si è dichiarato finora disponibile a stare al nostro fianco per poter portare avanti una battaglia in tempi rapidi e concreti. Sono tecnologie nuove, anche se i dati che hanno fino adesso dicono che sono abbastanza sicure, però quello che noi chiediamo principalmente è che a Fenile, non essendo una grossa area urbana con grossi insediamenti, due antenne a meno di 500 metri non ne vediamo proprio il motivo. Chiediamo che le antenne vengano messe distanti dalle case, non a 30 metri dalle case. A dare il suo parere l'ex responsabile provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche e delle antenne, Luciano Benini. Si chiama 5G proprio perché è quinta generazione. Ogni generazione che si è succeduta ha prodotto delle antenne molto meno invasive, diciamo molto meno emittenti campi elettromagnetici, anche se, proprio perché sono antenne più deboli, diciamo, il numero di queste antenne da installare sul territorio è superiore. Cosa può fare quindi il comune? Una volta che l'ARPA ha dato il proprio parere, che l'unica cosa che può dire l'ARPA è: sto dentro il limite di 6 voltmetro del campo elettrico, non ci sono distanze, niente, il comune potrebbe difendersi avendo un piano antenne dove ha individuato le zone idonee e costringe i gestori ad andare solo in quelle zone. 20 anni fa feci questo piano che ha funzionato per tantissimi anni. Ecco, in questo momento, se il gestore arriva e non c'è un piano antenne aggiornato, il gestore può installare dove vuole purché rispetti i 6 voltmetri.